Verde, digitale e resiliente. Sarà questa l'Europa del futuro, protagonista della duplice transizione del cosiddetto Green Deal europeo, che coinvolgerà i territori di ogni latitudine, proiettandoli verso un nuovo sviluppo, dove il processo di digitalizzazione sarà un fattore abilitante per la crescita delle imprese e della società civile. Di questo e dunque delle future traiettorie digitali si è parlato nel convegno organizzato all'Aurum di Pescara dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria di Chieti Pescara, in occasione del quinto incontro del CNCT, il Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Confindustria, al quale hanno preso parte esperti nazionali ed europei di trasformazione digitale, tema prioritario per definire obiettivi e programmare investimenti del futuro. Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria di Chieti Pescara. Vogliamo affrontare il tema, della messa a terra del PNRR. Non a caso questo convegno si chiama Traiettorie Digitali, perché insieme a autorevoli relatori che oggi sono qui cerchiamo di capire quali sono le traiettorie da intraprendere per far sì che il Paese riesca a cogliere questa opportunità, che è più unica che rara, del grosso investimento che saremo in grado di fare da qui ai prossimi anni. Marco Bentivogli, coordinatore nazionale Base Italia. La grande trasformazione digitale arriva insieme ad altre due grandi trasformazioni, quella demografica e quella climatica ambientale. Paradossalmente il digitale collegato al lavoro, all'industria, ai modelli produttivi, al redesign delle città, del territorio, può essere una grande occasione per costruire modelli organizzativi diversi, lavori e sistemi produttivi che hanno sempre più un grado di sostenibilità e per cui di rispetto della tutela dell'ambiente e degli equilibri climatici, che possono aiutare sicuramente la prospettiva dell'umanità. Il digitale è rappresentato attraverso delle classifiche sulla digitalizzazione delle imprese, sulle competenze digitali diffuse. L'Italia è in fondo alla classifica, questo è un grandissimo problema, perché oggi il digitale di per sé non è il cambiamento, ma è un abilitatore di tanti cambiamenti, e per questo bisogna recuperare dei ritardi in termini di competenze e in termini di innovazione tecnologica. Praticamente come ci si potrà adeguare a questi cambiamenti digitali? Cosa l'Italia dovrà fare per stare al passo con gli altri paesi? Innanzitutto modificare il sistema di istruzione e di formazione professionale, per cui dalla scuola, come ha fatto la Germania, dall'istruzione primaria in poi, rafforzare tantissimo le competenze digitali e poi abbassare la soglia di accesso all'innovazione tecnologica. Il digitale deve essere fruibile dalla piccola e media impresa, dalla piccolissima impresa. Solo questo consentirà una vera svolta.